Softbox è un plugin di Chrome che consente di realizzare in modo molto semplice la registrazione del proprio schermo, acquisendo contemporaneamente anche il segnale video della webcam. È quindi uno strumento perfetto per realizzare video lezioni, attività didattiche o materiali utili per una didattica capovolta. Si può installare Softbox dal Chrome Web Store, digitando il nome del plugin nella barra di ricerca e selezionando poi Aggiungi. A installazione ultimata vedremo l'icona di Softbox comparire a fianco della barra degli indirizzi. Premendo l'icona si aprirà la finestra di anteprima della nostra webcam, con alcuni suggerimenti utili per impostare l'inquadratura. Premendo il pulsante Start Recording si aprirà la finestra che chiederà di confermare la richiesta di condivisione del proprio desktop. Per cominciare la condivisione, premere Condividi. In alto a destra l'icona di Softbox si trasformerà in un conto alla rovescia per avvisarci dell'imminente inizio della registrazione. A registrazione iniziata si trasformerà in un pulsante rosso. Possiamo a questo punto visualizzare il contenuto che intendiamo commentare e iniziare la spiegazione. Softbox infatti sta già acquisendo le immagini del nostro desktop e della nostra webcam e registrando la nostra voce attraverso il microfono. A spiegazione ultimata premeremo Interrompi condivisione per fermare la registrazione. Così facendo si avvierà nuovamente il nostro browser che ci porterà all'anteprima del video che abbiamo realizzato. Trascinando le icone a forma di forbice potremo selezionare il punto d'inizio e la conclusione del nostro video. Selezionando col tasto sinistro del mouse una porzione di video, potremo accedere ad un menu di modifica che ci consentirà di variare la visualizzazione della parte evidenziata. Potremo così decidere se mostrare solo la webcam, solo il desktop o entrambi, punto per punto. Per eliminare una modifica basterà cliccare sul punto desiderato e premere l'icona a forma di cestino. Cliccando sulla casella di testo in alto sarà possibile modificare il nome del filmato. Il video viene salvato automaticamente in cloud. Premendo il tasto Share e poi Copy potremo copiare il link corrispondente. Sarà quindi possibile condividerlo incollandolo in una mail, sul registro elettronico oppure direttamente nella barra degli indirizzi del browser. Per riprodurre il video sarà sufficiente premere il tasto Play. Premendo l'icona a forma di display si potrà visualizzare a schermo intero.